Ottimo cibo e prodotti d'élite mixati con una trascinante mini band live e tanta sana allegria, sempre all'insegna della passione per le vetture storiche. Grandissima partecipazione per il secondo Memorial Augusto Mori, venuto oramai mancare 2 anni fa. Pioniere dei trasporti assieme al fratello Adriano sin da fine anni 50 e con la viscerale passione per l'auto d'epoca, come la sua celebre Jaguar E-Type rossa del 1962. Se già la prima edizione aveva visto un considerevole numero di partecipanti, il secondo Memorial è stato scintillante per presenze e coinvolgimento, con 40 equipaggi storici e oltre 100 persone che hanno preso parte all'iniziativa promossa dall'associazione Gubbio Motori assieme alla famiglia Mori. Dopo il ritrovo in piazza 40 Martiri, il torpedone di vetture ha iniziato il giro panoramico spostandosi verso ovest e toccando le località di Camporeggiano, San Giovanni al Pantano, fino ad arrivare ad Ellera, Solomeo e poi ad Agello, nel fascinoso scenario del frantoio Centumbrie. Qui c'è stata la suddivisione in 2 gruppi per una degustazione guidata di 4 oli del frantoio, accompagnati da pane locale, per poi passare al tour della realtà produttiva regionale posta in una spettacolosa area panoramica non molto distante dal lago Trasimeno, dove i partecipanti hanno potuto seguire da vicino tutte le fasi dell'estrazione dell'olio extravergine d'oliva. Questo per arrivare al pranzo sulla splendida terrazza Centumbrie, con consegna dei vari premi, oltre che della sontuosa opera in edizione limitata e firmata dall'artista contemporaneo Francesco Musante. Il tutto allietato da una mini orchestra che ha intonato canti tipici del territorio per un'edizione 2023 del Memorial Mori davvero memorabile. Sono molto felice di come sia andata questa giornata, perché tante persone hanno condiviso con gioia e partecipazione questo momento, che è un momento di ricordo nei confronti di nostro nonno, che era un grande appassionato di macchine d'epoca e di motori in generale, e per cui ricordarlo con una giornata così gioiosa e felice ci rincuora e ci fa molto onore. La cosa veramente importante è stato lo spirito di partecipazione, la condivisione di momenti di gioia e felicità insieme nel ricordo di nostro nonno Augusto Mori. È stato veramente per noi un momento di grande emozione, di grande condivisione, di grande gioia con tutti gli intervenuti a questo evento. A conclusione dell'evento abbiamo donato a tutti gli intervenuti un'opera del maestro Francesco Musante, un artista contemporaneo sicuramente tra i più quotati, un'opera firmata e numerata che singolarmente rappresenta una scenografia diversa. Questo per ringraziare tutti i partecipanti al nostro evento.